Dan aveva ricevuto la peggior notizia della sua vita e il suo corpo non era riuscito a sopportarlo. Ma la drammatica scena davanti al giudice non era niente paragonato a quel che aveva fatto prima di tutto ciò. We further find true the allegations that Diana Jean Lovejoy was vicariously armed with a firearm. Diana Lovejoy e Gregory Mulvihill erano due sposi che vivevano una relazione da sogno. Erano una coppia modello, ma nascondevano una situazione difficile. Dopo diversi aborti spontanei, erano finalmente riusciti ad avere un figlio, cosa che è stata la scintilla che ha fatto scoppiare tutti i problemi. They made a beautiful little boy, but once that was done, once they conceived, that was the end of their marital relationship. La nascita del bambino non ha illuminato la vita della coppia, ma al contrario ha fatto crollare tutto nell'oscurità. Ed è stato in quel momento che Diana è passata dall'essere una donna modello ad una spietata criminale disposta a tutto per di raggiungere il suo obiettivo. She had 3 months to give him $120,000 cash. Il divorzio era diventato ancora più difficile che la loro relazione e quei soldi corrispondevano alla metà del valore completo della casa. Nonostante ciò, Diana non stava assolutamente pensando di pagarlo, ma tutto al contrario. Lei voleva pagare quel debito strappando la vita al suo ex marito. Ed è stato durante il processo che ha capito che niente sarebbe più stato uguale a prima. Colpevole di tentato omicidio contro suo marito. Queste sono state le parole che rimbombavano dentro la testa di Diana. La possibile condanna? 25 anni di ergastolo per un orrendo crimine che non è riuscita a commettere. Made accusations that he sexually assaulted her, was molesting the child. Gregory non avrebbe potuto risolvere la situazione in nessun modo, dato che oltre ai soldi che gli chiedeva il suo ex marito per la casa, Diana cercava anche di fare tutto il possibile per restare con suo figlio. E qual è stata la soluzione a cui aveva pensato? Ingaggiare un sicario per strappare la vita del suo ex marito. Why were the detectives so suspicious of her reaction? Giggling. Just wasn't appropriate reaction to finding out the father of your child had just been shot and was in the hospital. Weldon McDavid era stato ingaggiato per portare a termine questo crimine orrendo. Un veterano di guerra che era istruttore di tiro nella città in cui vivevano Diana e Gregory. She also lets us know that there was eventually a plan to either have Weldon McDavid scare her husband. Una chiamata di un detective privato con una presunta informazione che avrebbe aiutato Gregory con la situazione del divorzio è stata la menzogna perfetta per portarlo in un posto isolato. Accompagnato da un amico nel caso in cui ci fossero stati dei problemi, Greg alla fine avrebbe ricevuto uno sparo da parte di un cecchino che sono riusciti a vedere proprio prima che sentisse la pallottola. Nonostante ciò, lo sparo alla fine non sarebbe stato fatale e avrebbe fatto crollare il piano di Diana. The gunman, lying in the sniper position, shoots 6 to 7 more rounds. Diana e Weldon sono stati condannati insieme, lei come autrice intellettuale del crimine contro suo marito e lui per il tentato omicidio contro Gregory Mulvihill. Il destino ha impedito che tutto finisse con un crimine spietato, ma per fortuna ha fatto finire i colpevoli in galera. Oh,